Quindi la farina, una farina debole con un valore proteico tra il 9 e il 10 e il 10,5 massimo, una farina molto debole che deve sviluppare poco glutine perché la pasta frolla deve risultare friabile. Le farine si dividono in 6 classi, ma adesso per semplificare ti spiegherò che la farina forte generalmente si utilizza per viennoiserie, croissant, piccoli lievitati e molto forte per grandi lievitati, pandoro, panettone, colomba, bussola. La farina debole si utilizza per esempio pan di Spagna, cake, plum cake, pasta frolla, paste friabili, biscottini, ok? Quindi una farina debole, tendenzialmente un valore proteico tra il 9 e il 10 e il 10,5. Per gli addetti ai lavori, una farina con un 150, 160, 180 W massimo. W è il simbolo che indica la forza della farina. Più il W è alto, più una farina sviluppa glutine. Più il W è basso, più la farina è debole. Cosa vuol dire? Il W alto tendenzialmente dal 200, 250, 300 in su fino ad arrivare a un 400 per una panettone è una farina che ha molta glutenina e gliadina, due proteine che a contatto con i liquidi per azione meccanica sviluppano il glutine.